Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6. Oggi ovviamente per raccontarvi la giornata di Serie D, ma anche di Lega Pro, di Serie C, perché ovviamente ha giocato anche il Teramo 0-0 contro il Sud Tirol. Oggi giornata che prevedeva due derby in Serie D, uno è finito in parità, quello del De Marzi di Avezzano, tra Avezzano e l'Aquila, l'altro l'ha vinto il Pineto 2-0 contro il Francavilla. Vittoria in extremis anche per la Vastese, che si conferma terza forza del campionato, del quarto campionato nazionale. Parleremo di tutto questo ovviamente insieme ai nostri ospiti, ma io saluto in redazione, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti e buonasera. Eccolo qua, indaffaratissimo Andrea, dopo verremo da te per qualche sollecitazione. Questa sera, Andrea, serata di tecnici. In studio, perché lo ritrovo con piacere, lo saluto e lo ringrazio, Alessandro Lucarelli, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi. Accanto a Lucarelli un altro tecnico, Antonio Mecomonaco, buonasera mister. Buonasera, grazie a voi, grazie per l'invito. Assolutamente, ci mancherebbe. E poi al vostro fianco, non è un tecnico, esatto. Ma non so se aspiri anche ad esserlo, Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. Ciao. Tu oggi ci hai raccontato la partita Teramo-Sud Tirol terminata 0-0. Vediamo i risultati di oggi, partendo rapidamente con il massimo campionato nazionale, che in questo momento vede in campo l'Atleti Azzurri d'Italia Atalanta-SPAL 1-1. In questo momento all'iniziale vantaggio dei bergamaschi, è arrivato poco fa il pareggio della SPAL. Questi risultati di giornata, con il pareggio del Napoli 0-0 a Verona, la vittoria della Roma a Firenze 2-4, poi il pareggio all'ora di pranzo dell'Inter sul Torino, col Torino 1-1, la vittoria della Juventus con il Benevento 2-1, alle 20:45 Sassuolo-Milan. La classifica rapidissimamente, ma giusto per vedere come si evolve, col Napoli che rimane in testa, la Juve a 31, l'Inter 30 e poi via via tutte le altre fino al Benevento, che rimane ancora ferma a 0 punti. Peraltro oggi era la partita forse più pagata, anzi noi senza forse, più pagata nelle scommesse, il 2 del Benevento dalle scommesse sportive. Ci è andato vicino il Benevento con quel gol di Ciciretti, ha fatto sognare alcuni che ci avevano buttato anche dei soldi su quella scommessa, però ovviamente non è andata bene. Vediamo la Serie B, si è concluso il posticipo del Castellani di Empoli con il pareggio dell'Empoli 1-1 contro lo Spezia, dunque X per la squadra di Vincenzo Vivarini. Serie C adesso, girone B, i risultati della giornata che vede praticamente dire addio al Modena, partita che doveva iniziare alle 18:30, che sarebbe un'ora fa, ma non si giocherà, peraltro particolarità, perché Sant'Arcangelo e l'arbitro sono in campo, il Modena ovviamente no, e si va verso la radiazione dei canarini. Fermare Albino Leffe, perché Reggiana Fano si è giocata venerdì sera. Peraltro Brevi si sta per sedere sulla panchina del Fano. Fermana Albino Leffe 0-3, Mestre Bassano 1-0, Renate Gubbio 2-1, Teramo Sud Tirol come detto 0-0, Vicenza San Benedettese 2-1, scontri peraltro tra tifosi del Vicenza e tifosi della San Benedettese, almeno questo dicono le cronache. Si stanno giocando Feralpi-Salopadova 2-2, partita scoppiettante. Vittoria, sta vincendo il Pordenone 1-0 con la Triestina. Triestina che sarà il prossimo avversario del Teramo mercoledì, perché sapete che la Serie C questa settimana, quella entrante, osserverà anche il turno infrasettimanale, dunque tre impegni ravvicinati in una settimana. Riposava il Ravenna, vediamo la classifica del raggruppamento B, con il Renate e il Pordenone che in questo momento sarebbero in testa. Il Renate è finale, quindi è sicuramente a 24, il Pordenone sta ancora giocando e quindi è da verificare se poi sarà così. Padova 23, Albino Leffe 21, San Benedettese e Mestre 20, Vicenza Bassano 18, Feralpi Salò 17, 16 per il Sud Tirol, 14 per Triestina e Fermana, 13 per il Teramo, 12 per la Reggiana, 11 per il Gubbio, 10 per il Ravenna, 6 per il Sant'Arcangelo, 5 per il Fano, meno 3 per il Modena. Ma ricordiamo sempre che appena ci sarà l'ufficializzazione della radiazione del Modena, le squadre che hanno avuto lo 0-3 a tavolino
contro il Modena e che quindi oggi si ritrovano praticamente 3 punti in più in classifica. Siccome l'esclusione arriva prima della fine del girone d'andata, quei 3 punti alle varie squadre, non so, mi viene in mente l'Albino Leffe, saranno ovviamente tolti. Questo per onor di cronaca. Serie di girone F, vediamo i risultati. Anche in questo caso, 11ª giornata, Vezzano L'Aquila 1-1, Jesina Fabriano Cerreto 0-0, Matelica Castelfidardo 6-1, Monticelli San Giustese 0-0, Pineto Francavilla 2-0, Recanatese San Nicolò 0-1, San Marino Campobasso 1-2, Vastesi Agnonese 2-1, Vispesano Nero Stellati 2-0. Vediamo la classifica. Matelica 28 punti a più 3 sulla Vispesaro che vince e rimane a meno 3, 25. Vince anche la Vastese che sale a 23 punti, 22 per il Campobasso. Il balzo del Pineto da qualche settimana a questa parte è eclatante perché non solo passa dalla parte sinistra ma in questo momento è quinta a pari punti con il Castelfidardo a quota 18. A 17 punti l'Aquila e l'Avezzano, 16 punti per Francavilla e San Giustese, 14 per San Marino e Jesina, 10 per San Nicolò, Agnonese e Recanatese, 7 per il Fabriano Cerreto, 6 per il Monticelli, 2 per il Nero Stellati. Vi ricordo il numero di sms 392-623-7060, ma tanto lo conoscete. Ania, comincio da te perché questi primi minuti li dedichiamo alla Serie C per insomma descriverci che partita è stata. Un po' non ci siamo divertiti. Beh, direi proprio di no. Chi ci ha seguito nel pomeriggio penso che l'abbia già capito e chi ha visto anche la partita al Bonolis. Primo tempo molto brutto da sbadigli, siamo stati molto vicini a addormentarci in diverse occasioni. Teramo con molta difficoltà di manovra in avanti, Varas che ha dovuto rinunciare ad essere titolare a pochi minuti dall'inizio della gara per un contrattempo fisico al quadricipite, difficilmente sarà a disposizione mercoledì, e quindi quel pizzico di movimenti offensivi in più che poteva comunque dare un centrocampista come tutta fascia, Astali ha persi. Non ha scelto di mettere Pietrantonio, che magari poteva essere un terzino con qualità più offensive, ha scelto di coprirsi con Altobelli mettendolo in difesa e quindi Sales poi al posto di Varas come tutta fascia. Ci sono state diverse difficoltà nel venire in avanti nel primo tempo, anche nel secondo tempo non è che ci sia stata chissà quale grande emozione dalle parti di Offredi, se non un'incomprensione tra loro che poi vedremo nel servizio. L'unica emozione forse degna di nota è stata quella traversa nella ripresa di Costantino, che è andato davvero vicino al gol. Fortunatamente per il Teramo non è andata in porta quel pallone, alla fine di Foggia non così clamorose come quella di Costantino, possiamo dire che è stato un pareggio sostanzialmente giusto ma brutto. Allora ci andiamo a vedere il servizio firmato da te. Intanto pareggio della Triestina, ecco, non vogliamo dirlo ma gliel'avevamo quasi chiamata al Pordenone il pareggio della Triestina, però insomma non è assolutamente colpa nostra. Vediamoci il tuo servizio, Teramo su Tirol 0-0, vediamo. Il Teramo accontenta il suo allenatore che voleva perlomeno non perdere. Fa 0-0 contro il Südtirol ed arriva al 7° risultato utile consecutivo. Di buono c'è il punto che fa classifica per i biancorossi, in difficoltà di manovra nel rendersi pericolosi in avanti. La gara non inizia bene per il Teramo perché Asta deve rinunciare a Varas nel riscaldamento, fermato da un problema muscolare alla gamba destra. Al suo posto c'è Altobelli, con Sales che va a fare il tutta fascia a destra e con Ventola sul versante opposto. Zanetti dall'altra parte conferma il Südtirol che ha battuto il Vicenza nell'ultimo turno di campionato con il pinetese Rocco Costantino titolare. La prima frazione però corre sui binari nella noia. Il Teramo è attento nelle letture difensive, soprattutto con Amadio e Ventola, ma non trova i movimenti giusti per affondare il colpo in avanti. Tulli, ex di giornata, fluttua senza riuscire ad essere pericoloso, mentre Barbuti fa grande fatica tra i centrali bolzanini. Di certo gli attaccanti non hanno una mano dagli esterni a trazione posteriore. Non che dall'altra parte poi si vedono cose più interessanti grazie all'attenzione biancorossa. E quindi il primo tempo è buono solo per vedere qualche scaramuccio in campo ed un doppio tentativo di finch nel finale che Calore controlla. Gli animi caldi proseguono anche all'inizio ripresa, prima di vedere Costantino cogliere di prima intenzione la traversa su una girata in area piccola. Lo spavento spinge Asta ad intervenire subito, cambiando totalmente il riparto offensivo. Entrano quindi Foggia e Bacio Terracino per Barbuti e Tulli. La prima occasione del Teramo arriva però su un'incomprensione della retroguardia ospite.
Sgarbi serve all'indietro Freddi di testa, il portiere però è fuori posizione e deve rincorrere la sfera per impedire che finisca in porta. Per la Terna la palla non oltrepassa la linea. Pochi istanti dopo Foggia gira di prima intenzione in area un cross di Sales, ma il pallone termina alto. Al 27esimo De Grazia non si intende con il resto dei compagni da calcio d'angolo. Il Südtirol riparte in velocità con Ghiasi, ma il suo tentativo finisce fortunatamente per il Teramo al lato. Asta cambia ancora, chiama fuori Amadio e De Grazia ed inserisce Fagioli e Graziano. Foggia ci prova al 40esimo, spizzicando di testa un cross arrivato dalle retrovie, ma il pallone si spegne al lato. L'ultima occasione per i biancorossi sarà un tentativo dal limite dell'area di Bacio Terracino per un pareggio alla fine sostanzialmente giusto e che proietta il Teramo verso la trasferta di mercoledì in casa della Triestina dell'ex Mirko Petrella. Tanto nuovo vantaggio del Pordenone 2-1 contro la Triestina, davvero botta e risposta. Settimo risultato utile consecutivo per il Teramo, hai detto bene. Ieri Asta aveva detto mi accontento di non perderla questa partita. Possiamo dire che poi nelle scelte in campo ha detto esattamente 2-2, incredibile, ma che fanno? Segnano porte senza portieri, giocano a Pordenone. Possiamo dire poi che nelle scelte e nella gestione della gara ha un po' dato seguito a quello che aveva detto? Beh, decisamente sì, soprattutto quando Varas non è stato a disposizione, invece magari appunto come dicevamo prima di scegliere un Pietro Antonio o penso magari azzardare un bacio terracino esterno come tutta fascia, ha preferito coprirsi un po' di più con Altobelli. Di conseguenza ha aspettato nel primo tempo, come poi ha ammesso a fine gara, per cercare di giocarsela un po' di più nella ripresa. Mancando però Soumaré e Fratangelo, che sono un po' quegli elementi che riescono un po' a dare quel cambio di passo, perché in questo momento né Tulli né Bacio Terracino riescono a darlo, c'è stata ancora qualche difficoltà anche nella ripresa. Ho chiesto ad Asta anche oggi, perché sembra che l'abbia preso di mira, ma non è così, è tutto il contrario di Tulli, perché anche quest'oggi non ha fatto eppure bene. Eppure in settimana ci avevano raccontato di un Tulli in formissima. Sì, molto frizzante, oggi non è stato così, anche se a dire la verità non è stata una grande partita per tutta la squadra per quanto riguarda la fase di possesso. Per quanto concerne invece la fase di non possesso, ci sono state secondo me delle letture attente in difesa su alcuni movimenti, soprattutto nel primo tempo Amadio è stato molto prezioso, Ventola sulla sua fascia altrettanto. Vorrei sottolineare, perché spesso lo si fa quando fa male, la buona prestazione di Sales, sì. Che su quell'occasione di Ghiasi in ripartenza nella ripresa, su quell'errore da calcio d'angolo, ha fatto praticamente la fascia opposta alla sua per andare a rincorrere l'attaccante del Südtirol, una chiusura che probabilmente un pochino ha influito anche nella traiettoria poi errata disegnata dall'attaccante del Südtirol. In sostanza alcuni individui, alcuni elementi si sono distinti bene in fase di non possesso, nessuno si è distinto in positivo in fase di possesso. Ci ha provato un po' De Grazia a metterci qualcosa in più, però spesso non è stato neanche visto negli inserimenti che ha tentato il centrocampista del Teramo. Poi con le fasce bloccate, con i terzini a trazione posteriore, hanno fatto il resto. Episodio da Moviola, l'unico, lo facciamo vedere, non l'abbiamo rivisto, ma solo anche in questo caso per onor di cronaca, questo retropassaggio di Sgarbi verso Freddi, che però vedete chiaramente, neanche lo commentiamo, perché insomma che il pallone non abbia varcato la linea di porta è abbastanza evidente. Noi abbiamo anche allargato, abbiamo fatto un lavoro diciamo certosino, ma insomma vedete da soli che insomma la palla resta al di qua della linea di porta. Mister Lucarelli, tu insomma hai visto il Teramo in più di una circostanza, come giudichi queste ultime uscite del Teramo? Beh, sono piaciute? Guarda, io ho visto due partite in particolare in casa, una vittoria col Padova sicuramente positiva a livello di risultato, un pareggio con la Fermana. Dico che comunque ho visto un ambiente positivo lì allo stadio, i tifosi
incoraggiano la squadra, credo che sia una specie di operazione un po' simpatia, no? La squadra impersonifica completamente l'allenatore, che è un allenatore che, dove si vedono giocatori che lottano dal primo all'ultimo minuto, fanno dell'agonismo il loro punto di forza, e quindi ecco qui che arrivano delle partite un po' bloccate, un po' troppo per lo 0-0. Qualche vittoria in più aiuterebbe ancora di più la classifica, ma quest'anno il campionato, questo campionato di Serie C, tra le poche retrocessioni che ci saranno, il problema del Modena, rischia di assumere veramente un connotato, diciamo, un po' abbastanza anonimo. Invece a mister Meco Monaco io volevo chiedere, dopo 7 risultati utili consecutivi, mettiamo da una parte i 7 risultati utili consecutivi, dall'altra parte la classifica che tra un po' vediamo. Petrella oggi si è infortunato. Adesso praticamente, perché stanno ancora giocando. Dall'altra parte mettiamo la classifica del Teramo. Un allenatore è soddisfatto o lo è solo di facciata, perché giustamente alcune cose le deve dire, perché le deve dire? Ma guarda, allora, innanzitutto quando non si perde è una cosa importante, però io personalmente preferirei vincere qualche partita e perderne qualcuna, magari con qualche partita vinta magari la classifica era diversa, però non si può commentare una cosa che è dal di fuori, perché non conosciamo bene le dinamiche, quindi l'allenatore si è optato per una formazione abbastanza coperta, sicuramente avrà avuto i suoi buoni motivi, quindi si è accontentato di questo pareggio, che è un buon pareggio, che allunga le partite positive, però io personalmente, ecco, preferirei magari osare un pochettino di più, vincere qualche partita, anche rischiando di perderla, però poi alla fine ti portano punti. Intanto c'è qualcuno che ti rivorrebbe a Francavilla, vieni a Francavilla, va bene. Mister Meco Monaco, preparato e competente? Assolutamente sì. Ci ascoltiamo le parole proprio di Antonino Asta al termine della gara, lo ascoltiamo. Analizzando la partita, credo che non è difficile analizzarla. Allora, il pari è giusto, ecco, secondo me alla fine il pari è giusto. Loro hanno avuto quell'occasione importante della traversa. Noi forse di clamorose così no, però gli ultimi 10 minuti davamo la sensazione di poter vincere la gara, dove abbiamo avuto comunque quell'occasione di Bacio Terracino, era al limite dell'area, se non dentro, se prende la porta, il colpo di testa di Foggia. E due o tre situazioni dove anche un inserimento, se si butta dentro, Fagioli fa gol a porta vuota, che è passata tutta quella palla lì così, con la loro traversa. Il primo tempo è stato, ma anche il secondo, partita molto tattica, partita molto maschia, molti contrasti, insomma, molti falli a spezzettare il gioco, e diciamo che il risultato è giusto. Noi abbiamo avuto delle difficoltà, perché lo sapevo, ma non immaginavo che quando noi avevamo la palla subito sulla costruzione, loro tanto in tanti giocatori sotto la linea della palla, e non è facile trovare gli spazi, non è semplice, perché poi potevamo rischiare delle ripartenze con Costantino e Giasi, ma gli attaccanti, a parte una, ci sta, però c'era un fallo clamoroso su Barbuti quando sono ripartiti per quella traversa, l'abbiamo veramente, insomma, siamo stati molto bravi con i difensori a non dargli a loro grande opportunità. E in 3 minuti ho pensato subito a mille cose, subito da fare, e allora la mia scelta era quella di mettere un difensore, di mantenere un risultato positivo e cercare nel secondo tempo di essere più offensivi. E se avete visto, ci ho provato, perché al 32esimo forse, sì, subito giù di là, ho tolto un centrocampista, ho messo un attaccante come Fratangelo, come Fagioli, scusate, e quindi abbiamo fatto il 3-4-3 cercando di... E siamo stati abbastanza pericolosi, non in modo eccessivo, però qualche grattacapo gliel'abbiamo creato, ma non è bastato. Ho visto che loro erano un po' in difficoltà fisica, invece noi stavamo bene, volevo cercare di rompere questo loro muro, l'hanno retto bene. Ecco, queste partite le decidono le palle native o la giocata dei singoli, così non è stato. Però guardate, 7 risultati positivi utili, è vero, su questi ci sono poche vittorie, però muovi la classifica, è un campionato che è vero, anche in casa bisogna fare anche di più, ma non è semplice, lo posso garantire. Avete visto che squadra era il Sud Tirol, non lo pensate, invece squadra importante.
insomma, penso a tutto, penso che un punticino l'abbiamo guadagnato dietro, visto i risultati, e allora andiamo avanti con questa positività. Era importante, sapendo loro, concedere poco, e siamo stati molto bravi. Era una strategia la mia, cercare di mantenere inviolata la nostra porta e pensare che gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, potevamo essere in difficoltà. È stato così. Adesso è vero che Fratangelo finora ha mai giocato come Sommaré poco, però sarebbero state due armi. Fratangelo era un'arma che io, credetemi, già da giovedì, quando si è fatto male, avevo mezza idea, non magari di farlo entrare titolare, di giocare titolare, ma sta bene, si vede, oltre il gol sta bene, è un'arma che non ho potuto sfruttare, come Sommaré, quei giocatori che in queste squadre sono molto arroccati dietro, con l'uno contro uno, con la velocità, potevano trovare delle soluzioni maggiori. Però sono soddisfatto, contento, è logico, ci è mancata quella giocata del singolo. Però quando purtroppo non puoi vincere, non devi perdere, ecco. Banale, ma è la verità. Eh sì, pragmatico Antonino Asta, quando non puoi vincere non devi perdere. Intanto, giustamente, da casa, che sono molto 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 più attenti di noi, ci hanno segnalato l'infortunio di Petrella, che effettivamente vediamo anche dal profilo Twitter della Triestina. Eccolo qua: Petrella, in seguito a un durissimo contrasto, deve lasciare il campo al 13° dentro Mensà, e dunque rischia di saltare la prossima partita, che è mercoledì, esatto. E ci sarà proprio Triestina-Teramo. Oh, io volevo da Andrea in redazione un commento sulla partita, perché Andrea, tu oggi in bassa frequenza hai visto anche Teramo su Tirol, per fortuna avevi diretta gol anche sulla Serie A, altrimenti saresti caduto di sonno sopra la scrivania, avresti fatto un danno, perché se avessi visto solo Teramo su Tirol o no? Beh, è stata una partita evidentemente sonnolenta, brutta, però diciamo che il Teramo si è adeguato un po' a quelli che erano i desiderata dell'allenatore, che ieri era stato molto chiaro, ha detto l'importante è non perdere, e in effetti il Teramo non ha perso. No, io pensavo in settimana, ho condiviso con te anche questa riflessione, ora la condivido con gli amici da casa, però ben sapendo che i tempi sono cambiati, con le precedenti gestioni Campitelli, queste prestazioni, che sono prestazioni comunque in continuità, ma sono prestazioni in molti casi dove il meglio la squadra lo dà quando prende uno schiaffo, perché se non prende uno schiaffo è una squadra che sembra un po' intorpidita, che cerca di fare il proprio compitino, cerca di non perdere, di portare avanti questa politica di piccoli passi, che ha anche una sua pertinenza, perché sappiamo che questa stagione è stata fatta molto al risparmio con l'obiettivo salvezza. Nei tempi precedenti però io penso che il patron, che in questo momento sembra insomma sposare la linea dell'allenatore e le prestazioni della squadra, sicuramente si sarebbe fatto sentire e avrebbe imprecato a destra e a manca, cercando di spronare la squadra a fare molto molto di più. Evidentemente insomma la stagione fatta con il contenimento dovuto dei costi e con tutto il resto fa sì che ci si accontenti di questo profilo basso, ma un profilo basso che è dettato anche dalla necessità, e quindi si va avanti, spero non stancamente, verso la fine della stagione. Peraltro io stesso ho sottolineato come per il Teramo sarà importante salvarsi e farlo senza dover rimettere mano al portafoglio nel prossimo mercato. Siccome ora c'è il caso Modena e probabilmente ci sarà una sola retrocessione, probabilmente basterà questa politica di piccoli passi per arrivare in porto tranquillamente, speriamo non stancamente, ma speriamo soprattutto per i tifosi, cui sarà necessario regalare, cammin facendo, e magari quando la posizione di classifica lo consentirà, prestazioni anche più brillanti, prestazioni dove ci si possa anche un po' più divertire dopo aver più o meno centrato il risultato, che è la prima cosa che conta. Assolutamente. Ania, velocemente, prima di liberarti, perché poi passiamo alla Serie D, ci hanno scritto: partita più brutta della stagione, che dite?
Beh, attualmente sì, diciamo che è stato un po' il termine finale di un'involuzione che è cominciata da Sant'Arcangelo e proseguita a Bergamo con l'Albinole F, e oggi speriamo che abbia raggiunto per il Teramo il punto finale e che magari da mercoledì possa riniziare un percorso di risalita, di prestazione e magari anche di vittorie. Non sarà facile perché guarda la Triestina, 2-3, e allora vediamo il prossimo turno che ci sarà proprio mercoledì, perché prima di liberarti, ecco, questo è il prossimo turno che vedrà Triestina-Teramo, calendarizzata 18:30 da Lega Serie C. Oggi ci avevi detto che c'era la probabilità di anticipare o 14:30 o 16:30, immagino. Ma non, no, Teramo Gubbio? Teramo Gubbio. Ah, ok, allora ho capito male io. Quindi 18:30. Vabbè, comunque lo possiamo dire. Si sta pensando di anticipare la gara che è in programma domenica prossima alle 18:30 Teramo Gubbio, o alle 14:30 o alle 16:30. Credo per attrarre maggiori tifosi allo stadio. Ritengo. Squadra monotona, troppo difensiva. Va bene, rientriamo. Grazie Ania per essere stata con noi. Grazie. Ci rivedremo martedì sera nel corso di Proteramo per analizzare un po' meglio a 48 ore di distanza questo pareggio. Soprattutto saremo nell'immediata vigilia di Triestina Teramo. Non andrò più allo stadio a vedere queste partite, Franco da Teramo. Vabbè, capita che magari delle partite siano più belle, altre meno belle. Che partita invece è stata, chiedo ad Alessandro Lucarelli, oggi al De Marzi, Avezzano-L'Aquila, con cui apriremo la pagina di Serie D. Beh, è una partita dove era tanto tempo che non si vedeva tutta quella gente allo stadio, allo stadio De Marzi. Tecnicamente non una grandissima partita, però mi immagino e credo che per i tifosi dell'Avezzano, di Avezzano, sia stata una partita molto sentita e quindi piena di emozione soprattutto, ma perché la partita in sé rappresenta tanto per gli avezzanesi, questa partita contro il capoluogo, e quindi credo che ci sia stato la giusta cornice, il giusto derby, dove il pareggio è un, secondo me, un risultato giusto. L'Avezzano ha fatto meglio nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo, però credo che sia stata veramente una bella giornata di sport ad Avezzano, dove ci sono state 2000 persone credo allo stadio, tanto tempo che non si vedeva, ci voleva il derby con l'Aquila. E spero che continui a generare allo stadio, perché Avezzano può fare molto di più da questo punto di vista. E allora ci andiamo a vedere, il servizio finisce 1-1, il derby tra Avezzano e l'Aquila, vediamo. Battiti accelerati e brividi sul prato e tutto intorno al rettangolo di gioco. Queste sono le giornate che fanno bene al calcio. Clima partita esagerato, Avezzano respira emozioni d'altri tempi. Il calcio che mette tutti d'accordo in un modo o nell'altro. Il calcio che resta nei ricordi dei bambini. Al campo e solo al campo, il diritto e l'onore del verdetto. Undicesima di campionato, la Serie D presenta lo spettacolo del derby. Avezzano, l'Aquila per la prima volta in questa stagione. E sugli spalti si rivedono anche i volti delle istituzioni politiche. Battistini senza De Julis, Brenci, Boldrini, Ibe e Ranelli, con la testa lontana dai guai di tutti i giorni e la voglia di strappare al De Marzi. Gloria e risultato. Giampaolo all'esame più duro, quello dell'appuntamento con la storia di questo club. 4-4-2 l'11 è lo stesso di Francavilla, con Cerone e Dos Santos terminali d'attacco. Il fischio di Camilli dice che si può cominciare subito, i padroni di casa a spingere. Al quarto Menna dalle retrovie lancia Pellecchia oltre la retroguardia avversaria, tocco morbido a cavalcare il portiere, traiettoria splendida ma di poco imprecisa. Minuto 9, Cerone si incarica della battuta del primo angolo casalingo, palla tesa nella mischia, Bianciardi di testa non trova le misure e proprio Bianciardi è costretto ad una vistosa fasciatura sulla testa dopo uno scontro di gioco in area biancoverde. Si vede l'Aquila al 24esimo, Pupeschi si inserisce tra le linee, a tu per tu con Fanti, di collo pieno spara alle stelle, gli spalti crollano alla mezz'ora spaccata, Samba al De Marzi, Dos Santos in contropiede si fa tre quarti di campo, palla al piede, Pellecchia a rimorchio, occhio più defilato, il brasiliano si sposta sul mancino e infila la rasoiata a incrociare sotto la nord. Dos Santos, travolto dagli applausi a 4 giorni dal capolavoro balistico, valso l'1-1 contro il Francavilla. 36esimo, pericolosa l'Aquila, Valente pennella dai 35 metri. Dormita difensiva casalinga, Pupeschi di testa, troppo centrale, Fanti può bloccare. Al 41esimo, palla persa dall'Avezzano al limite dell'area, Padovani di potenza sotto al 7, la sfera di un niente al di là del palo. Meglio l'Aquila nel finale, passata al 3-5-2, occasionissima al minuto 42, traversone dall'out di destra, palla da attraversare l'area piccola, non
arriva Fabrizi che resta ferito. Saranno necessari i sanitari, Battistini costretto al cambio. In campo l'ex biancoverde Federico Di Paolo. Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero, vantaggio Avezzano all'intervallo, 15 minuti di riflessione per entrambe e di recupero in vista della ripresa. Ricominciano gli stessi 22 e l'Aquila immediatamente alza la linea del pressing. Valente al settimo se ne va a raddoppio sulla destra e calcia a rete. Fanti a mettere in angolo. E sempre Fanti al nono sul rasoterra ravvicinato di Sieno. Al 12esimo però l'occasione più accattivante sui piedi di Dos Santos. Servizio al bacio di Pellecchia, il brasiliano. Tutto solo a tu per tu con Farroni, incrocia fuori dallo specchio. Giampaolo cambia tutto e inserisce un difensore per un esterno di centrocampo. Fuori Pellecchia, dentro Tariuk. Nello stesso momento Battistini richiama Esposito in campo Marra. Si fa vedere Persi al quarto d'ora dal fondo. Il cross per Dos Santos, provvidenziale Farroni a liberare l'area. 24esimo Ceroni abbandona il terreno di gioco per Piotr Branicki. Battistini concede 20 minuti a Boucher a rilevare il classe 98 Sieno. Ora è l'Aquila a fare la partita e l'Avezzano si chiude a riccio cercando di gestire l'1-0. Al 33esimo Giampaolo cambia Lombardo, che bene aveva preso le misure su Valente con Scutti. Il tema tattico dice che gli ospiti tengono sul baricentro coi biancoverdi arroccati negli ultimi 40 metri. I pericoli arrivano sempre dalla sinistra e al 40esimo arriva meritata la rete del pari. Pala da posizione defilata in area di rigore. Uci smaliziato si infila nell'angolino dove Fanti stavolta non può arrivare. L'1-1 è servito a 5 dalla fine. E allora prova a ricercare il vantaggio l'Avezzano al 46esimo sugli sviluppi di un corner. Persia pennella per Sbardella, anticipato da un difensore ospite al momento dello stacco. 5 i minuti di recupero e questa sarà l'ultima occasione del derby. Il match finisce qua senza vincitori né vinti. Aquilani festeggiati dagli spalti rosso-blu, il punto portato a casa vale l'impresa di giornata. Avezzano con l'amaro di chi poteva fare qualcosa in più, colpevole di aver rinunciato a giocare davvero troppo presto. Beh, prima di cominciare a commentare questa partita, fateci fare un applauso alle due tifoserie, una cornice di pubblico bellissima, quella dello stadio dei Marsi di questo pomeriggio. Mister, abbiamo sentito nel servizio probabilmente forse chi esce più contento da questo derby è sicuramente l'Aquila, perché era sotto, perché l'ha recuperata, perché nelle difficoltà è riuscita poi a trovare il gol del pareggio, peraltro con un giocatore molto interessante, questo Rusci. Sì, diciamo che quando queste partite è contento chi le recupera, in questo caso l'Aquila fuori casa stava perdendo 1-0 e con alcune assenze in difficoltà, come dicevi tu, è riuscita a pareggiare una partita alla fine quasi inesperata, perché è vero che nel secondo tempo l'Aquila ha spinto un po' di più, però ormai mancava poco, quindi le occasioni stavano pian piano finendo e il tempo scorreva via, quindi un pensierino alla vittoria l'Avezzano secondo me ormai ci stava. Essere raggiunti sicuramente un pochettino demoralizza, però alla fine l'Avezzano sta facendo un ottimo campionato, sta andando veramente bene. Le ultime partite sono 6, mi sembra 5, 6 risultati utili consecutivi, condivisi da 4 vittorie di seguito, credo che possa solo continuare, debba solo continuare così. Oggi abbiamo visto tutti i limiti di Cerone, ci scrivono da casa. Prima però c'era un messaggio che diceva, forse rimproverà un po' Giampaolo del cambio, fuori Pellecchia, come se volesse un po' proteggere l'1-0 con il baricentro. Eccolo qua, errori clamorosi nei cambi, il mister Giampaolo non doveva togliere Pellecchia, migliore in campo per inserire un difensore, quindi rinunciare troppo presto ad attaccare. Le due domande sono: Pellecchia è stato uno dei migliori in campo? No, secondo me no. L'altra domanda è: ha rinunciato un po' troppo presto? Ma io attaccare? Credo che in quelle occasioni, quando sinceramente una squadra, un allenatore fa un cambio togliendo un attaccante, mettendo, inserendo un difensore, delle volte psicologicamente dà dei segnali anche alla squadra avversaria, anche alla propria squadra. È chiaro che mancava un poco tempo, quindi l'allenatore forse un pensiero a portare a termine l'1-0 ce l'ha fatto e non ha neanche sbagliato, volendo, per come è la logica, diciamo. Delle volte bisognerebbe agire con meno logica e lavorare un po' più di emozioni e provarla a chiudere, però
capisco, posso anche capire, e questo può essere un dato, cioè cambi un giocatore, un attaccante, metti un difensore e psicologicamente la partita può ancora più cambiare, perché l'Avezzano in quel momento stava in difesa, però poteva ripartire meglio, poteva provare a chiuderla. Ha fatto un'altra scelta, questa volta è andata male, altre volte gli va bene, succede così. Questo è un gran gol di potenza di Dos Santos. 60 metri, 60 metri palla al piede, delle complicità dei difensori dell'Aquila in fase di partenza, perché non funziona bene una copertura, marcatura preventiva nei suoi confronti, e se gli dai campo e spazio, adesso lui sta riprendendo la condizione, può essere devastante un giocatore così in questa categoria. Assolutamente. Vediamo un episodio, prima di andare a sentire le interviste, se i tifosi del Teramo volevano vedere un bel calcio Campitelli, doveva prendere Massimo Epifani, che adesso allena Primavera del Pescara. Un episodio da Moviola, che è stato nel secondo tempo prima del pareggio dell'Aquila di Rucci. C'è questo cross dalla destra di un giocatore dell'Aquila, la difesa dell'Avezzano un po' in difficoltà, liscia con la maglia numero 17 Padovani, il pallone arriva a Marra che calcia sul palo. Oh, torniamo un po' indietro, Maurizio, perché detta così sembra un episodio normale, ma a centro area, una volta che parte il cross, ok, andiamo con il cross ovviamente, c'è probabilmente un tocco di mano del numero 2 di Besana. Perché lo facciamo vedere? Perché andiamo avanti, Maurizio. Andiamo avanti, ok? Qui questo l'arbitro, probabilmente che era Stefano Camilli di Foligno, fa proseguire. Quindi applica praticamente quasi live, Andrea, correggimi se sbaglio, la regola del vantaggio, perché Marra ha subito l'opportunità di tirare a rete e arriva poi il palo. Come l'hai vista, Andrea, tu? C'è il tocco con la mano? Sì. Non lo sappiamo. Chiaro, ecco perché lo stiamo rivedendo. Ma io non sono neanche convinto che ci sia il tocco con la mano. Francamente il pallone mi sembra abbia lo stesso effetto sempre. E Besana va per togliere, lui ha il braccio largo e va per toglierlo. Io non sono così convinto che... Vedi che no, proprio... cioè, guarda la traiettoria della palla a velocità normale, guarda. Io non sono così convinto, sinceramente. Ma comunque che ne pensa? Qui c'è poco da commentare. Però questo non inficia nulla, perché poi in realtà il tiro arriva... Assolutamente, questo è rigore. Questo è rigore, perché la cambia traiettoria, se vedi la palla si va proprio sul secondo palo, cambia proprio traiettoria alla fine, quindi la prende nettamente con la mano. La prende. Sì, probabilmente a velocità. È giusto, però, la traiettoria cambia soprattutto per il tocco del numero 17, mi pare Padovani. No, probabilmente devo contraddire su questo, perché la palla viene da un'altra parte, quindi quel tocco... La palla va verso dietro. Dovrebbe andare dritta la palla, non sul secondo palo. Quindi questo per me personalmente è rigore se l'ha toccata, forse l'accomoda addirittura. Ah, assolutamente, che poi il 2... Però in quel caso, mister, fa per bene l'arbitro a lasciar tirare? Per me l'arbitro non ha dato vantaggio, per me l'arbitro questo non l'ha proprio visto. Sembra quasi voler prendere una... vediamo un po' anche la mimica dell'arbitro che si gira. Assolutamente. Guarda che cosa succede. Sembra quasi voler vedere come va a finire. E poi arriva il tiro di Marra che finisce sul palo. Insomma, l'abbiamo fatta rivedere, perché era un episodio che andava comunque rivisto. È finita 1-1, adesso scendiamo negli spogliatoi, nella sala stampa dello stadio dei Marsi, per ascoltare le interviste ai protagonisti. Vediamo. E noi abbiamo preso gol in una situazione stupida, che abbiamo provato e riprovato in settimana. L'unica situazione in cui poteva metterci in difficoltà l'Avezzano, la 10 centravanti Dos Santos, che è straordinario in questa cosa qui, perché è veramente un giocatore di altre categorie.
e ha fatto un gol fantastico per la potenza devastante che ha messo in quella circostanza. Noi siamo stati ingenui per la voglia di voler far gol, perché tant'è in quella situazione Steri non c'era, e invece Steri è deputato a coprire quel tipo di situazione. È stata un'ingenuità che abbiamo rischiato di pagare caro, molto caro, rispetto a quello prodotto in campo, con tutte le difficoltà che possono essere state oggi, con 5 assenze, cioè come se oggi non avessimo, faccio un esempio pratico, se l'avessimo messo in gioco senza Dos Santos, senza Branicchi, senza Cerone, senza altre persone, questo a armi pari oggi sarebbe stata così, però nulla è stato, il calcio propone a volte queste situazioni, però è stato un bel derby. Ma se dobbiamo fare un'analisi della partita in generale, devo dire che l'Avezzano, il primo tempo c'è stato solo l'Avezzano in campo, avevamo avuto 2-3 occasioni per sbloccare la partita, non ci siamo riusciti. L'unico rammarico secondo me è stato che gli ultimi 15 minuti, giustamente loro volevano recuperare la partita, ci siamo abbassati un po' troppo e lì poi abbiamo dato adito all'Avezzano di spingere ancora di più sull'acceleratore e hanno fatto poi un gran gol, però devo dire che la prestazione secondo me è stata positiva. Se pensiamo anche all'occasione di Dos Santos sull'1-0, se avesse fatto gol chiudevamo la partita, però la prestazione c'è stata contro una squadra valida effettivamente, una squadra che ha gli stessi punti nostri, per cui non ci deve essere questo pessimismo, perché è la settima vittoria, settimo risultato utile consecutivo, abbiamo accorciato di un punto la zona playoff, per cui si va avanti senza nessun problema. Io sono contento, dispiace perché a 10 minuti alla fine stavamo 1-0, è normale che c'è un po' di rammarico, però la prestazione è stata fatta, sono contento per mio fratello, ma io penso all'Avezzano, bisogna prendere il lato positivo che abbiamo accorciato di un punto la zona playoff e andiamo avanti giocando sempre così, con questa voglia di riuscire a dare sempre delle prestazioni positive. È una sensazione, prima diceva Spadoia, era troppo bello per essere vero, che stanno vincendo il derby con l'Aquila, io titolare, fa male, a me fa molto 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 male, anche perché la risposta del pubblico ci hanno data loro verso di noi, quindi potremmo fare qualcosa in più, però vabbè, dai, darà così un punto, ci prendiamo un punto e andiamo avanti. Bella coreografia da parte della curva. Sì, bellino, non smetterò mai di dire grazie, perché sono veramente unici. Avrei fatto tutti gli 11 ruoli in campo, però purtroppo sono lì in porta e do il mio. Oggi andrà così, vinciamo fino a quasi, era quasi finita, partiamo non so il tempo, era quasi finita e purtroppo andrà così. Beh sì, a me non è piaciuto l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo, quindi troppo remissiva, i cambi non sono stati efficaci, quindi abbiamo pagato tutto questo, i sostituti non sono stati all'altezza degli 11 che sono entrati in campo dal primo minuto e quindi non lo so, Pellecchia io l'avrei visto in campo fino alla fine, perché era l'unico che creava problematiche all'Aquila e dava respiro e ampiezza alla squadra, e quindi in questo modo praticamente gli abbiamo fatto un favore. E un grazie agli avezzanesi, perché hanno dimostrato di tenerci ai colori bianco-verdi, hanno fatto quello che la squadra doveva poi portare al 91esimo, il risultato pieno. Se avessimo avuto l'opportunità, insomma, di giocarcela un po', avrei visto sicuramente un altro risultato, ma il calcio non è fatto né di sé né di ma, e mi dispiace oggi, perché avevo detto alla squadra che in caso di risultato positivo oggi l'Avezzano, l'economia della società e tanti altri aspetti che fanno parte del vivere il calcio ad Avezzano sarebbero cambiati. Purtroppo non è stato così, a me non piacciono i catenacciari, speriamo che non succeda più. Il mister tante volte ha indovinato, oggi ha indovinato meno, quindi però non è colpa, sicuramente non l'ha fatta a fin di male, l'ha fatta sicuramente a fin di bene, quindi niente da dire al mister, sbagliano tutti, quindi l'importante è che non perseveri. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Prima della pubblicità, l'obbligo inderogabile, abbiamo sentito le voci degli spogliatoi. Andrea, abbiamo sentito le dichiarazioni del presidente Lavezzano Paris, che è insomma una tiratina d'orecchie al suo allenatore, rispetto anche ai messaggi che sono arrivati, e in consonanza con i messaggi che sono arrivati su qualche scelta
probabilmente tattica che non è... Ma ci sono dei passaggi molto forti nelle dichiarazioni di Paris, il fatto che dica, beh, l'importante è non perseverare, sì, però a me non piacciono i catenacciari, sono state sindacate le mosse fatte da Giampaolo, nel senso, avrei desiderato una squadra che voleva giocare fino alla fine, anziché con dei cambi tirarsi troppo indietro. Ha poi puntato il dito nei confronti dei giocatori che sono entrati dalla panchina, che secondo lui non hanno reso, non hanno mantenuto lo standard di chi c'era prima. Però le dichiarazioni nei confronti di Giampaolo sono state forti, come mai era stato quest'anno anche nel momento di crisi iniziale. Forse in quel momento il presidente pensava che questa squadra dovesse esplodere e non è stato lui esplosivo come spesso lo è. Ora che la squadra viaggiava col vento in poppa, non si aspettava questa mezza battuta d'arresto, e aver subito gol alla fine, il gol del pareggio, è dura da ingoiare per lui, e soprattutto non gli è piaciuto come l'allenatore ha gestito la partita con questi cambi difensivi. Il messaggio è arrivato chiarissimo a Giampaolo. Certo, sono dichiarazioni che scuotono, perché non lasciano indifferenti. È la prima volta che Giampaolo viene sottoposto alla critica di un presidente che sappiamo essere assolutamente vulcanico come Paris. L'auspicio per l'Avezzano è che queste dichiarazioni non creino un po' troppo caos e che invece servano da sprone per le prossime partite. Vedremo come che settimana, che tipo di settimana sarà. Peraltro si chiudono 7 giorni pieni di impegni per la Serie D, domenica, mercoledì, domenica. Comunque staremo a vedere. Oh sì, Andrea, dimmi. Insomma, Lucarelli ha lavorato, e di Avezzano ha lavorato nell'Avezzano. Cosa pensa anche lui di queste dichiarazioni, di quelle che sono le dinamiche che possono anche subentrare nelle prossime La prima settimane. Domanda è: ma Lucarelli è un catenacciaro? No, casomai io venivo anzi criticato perché esageravo, però era quella la mia idea di gioco e la porterò sempre avanti. Per quanto riguarda le dichiarazioni del presidente, io lo conosco meglio di tutti e penso che sia stato pure troppo gentile oggi conoscendolo, quindi significa che è amareggiato per il pareggio. Lui è uno tifoso, è uno che a fine partita la vive bene o male in base al risultato, dopo un po' come un tifoso classico. Sì, esatto, quindi è indubbio che il mister Giampaolo stia facendo bene il suo lavoro, lui questo lo sa. A metà settimana, quando le cose saranno più calme, casomai si chiariranno, ma non c'è bisogno, ma è normale. Io, per quello che conosco, so che è così. Non ci si faceva più caso negli anni in cui c'ero io, 2 anni fa almeno, per 2 anni l'ho avuto, quindi, e abbiamo vinto anche un campionato. Certo. Assolutamente, va bene. Adesso mi inquadrate Andrea Costantini, per cortesia, perché la settimana scorsa lo abbiamo mandato a fare la Vastese. Sì. E ci hanno richiesto, oggi Lucarelli avrebbe vinto 3-0, intanto ci scrivo, e ci hanno richiesto insomma se domenica mandavamo ancora Andrea Costantini a fare la Vastese, e noi abbiamo detto no, va Paolo Renzetti. Paolo Renzetti. Che infatti consegue un'altra vittoria a dispetto del tuo pareggio di mercoledì di Monte San Giusto. Allora, siccome domenica prossima la Vastese gioca a Fabriano e siccome il Pescara la sera gioca a Bari, sappiano i tifosi della Vastese che Paolo Renzetti non sarà a Fabriano. Quindi... Assolutamente. Vastese batte Agnonese 2-1, il servizio di Paolo Renzetti, vediamo. Una doppietta di Leonetti con il secondo gol realizzato al 91esimo permette alla Vastese di riprendere la sua prepotente marcia nelle zone altissime della classifica grazie al 2-1 sofferto ma meritato ottenuto a spese dell'Olimpia Agnonese al termine di una gara molto combattuta. Per la formazione abruzzese si tratta del 7° risultato utile consecutivo, frutto di 6 vittorie ed un pareggio. Superare la squadra molisana non è stato affatto semplice, ma la perseveranza di Fiore e compagni è risultata determinante per conquistare il successo pieno, che ha un valore davvero inestimabile. Aria di derby all'Aragona, dove sugli spalti fra i 700 presenti ci sono anche una cinquantina di tifosi molisani. Al quinto il primo acuto è ospite, con Cassese che in area abruzzese in posizione precaria mette alto. Ma la formazione di casa è quanto mai cinica, visto che nella prima azione offensiva al 14esimo trova il vantaggio con Stivaletti che se ne va sulla destra e crossa a centro area un pallone d'oro per Leonetti che di piatto mette alle spalle dell'incolpevole Faiella.
Esplode sugli spalti la gioia dei tifosi biancorossi che continuano ad incitare a gran voce i propri beniamini. Di contro la squadra granata, dopo aver accusato il colpo per qualche minuto, cerca di reagire e si rende pericolosa al 29esimo con un tiro di Di Lollo che mette di un soffio fuori. Si tratta del preludio al gol del pareggio che arriva al 30esimo con Santoro che con un tiro angolato supera Camerlengo. Tutto da rifare così per i padroni di casa che subito dopo il pari ospite si rivedono al 31esimo con lo scatenato Leonetti che manca il bersaglio grosso. La squadra del presidente Bolami riprende pian piano a premere e al 40esimo ancora una buona opportunità con De Feo che alza però sopra la traversa. Gli ospiti non stanno certo a guardare, spesso ripartono con veloci ripartenze. La gara resta così in equilibrio con una punizione allo scadere di Pizzutelli di poco fuori misura e con l'1-1 con cui si chiude il primo tempo e che accompagna così le due formazioni negli spogliatoi. Nella ripresa al sesto, subito padroni di casa insidiosi, ancora con De Feo che sfiora il 2-1 ma con la sua conclusione che si spegne di pochissimo al lato. Al 16esimo Stivaletta pesca molto bene De Feo in area ospite che però incorna al lato da ottima posizione mancando il gol del vantaggio. Preme l'11 di Gianluca Colavitto con gli Sernini a difendere sulla propria metà campo. Al 20esimo però la formazione dell'ex Pino Di Meo con Margarita si rende pericolosa ma la sua conclusione sporca si spegne fra le braccia di Camerlengo. Ancora Vastese però al 26esimo e sempre con Leonetti che prima del limite non inquadra lo specchio della porta difesa da Faiella. Dalla parte opposta Santoro, sempre il più temibile fra gli ospiti, si rende pericoloso al 33esimo quando dai 20 metri chiama il portiere della formazione abruzzese alla deviazione in calcio d'angolo. Al 41esimo proteste locali per un sospetto tocco con la mano di un difensore molisano in area, ma ancora Di Roma lascia proseguire fra le proteste vibranti degli abruzzesi. Poi il convulso finale con gli attacchi abruzzesi che regalano il gol della formazione biancorossa con Leonetti di testa al 46esimo. Una rete pesantissima per gli aragonesi che conquistano grazie alla doppietta del bomber 3 punti di platino. La vittoria, una vittoria sofferta ma meritata contro un avversario che vi ha messo a dura prova questo pomeriggio. È vero, queste sono le vittorie più belle perché comunque hai sofferto, hai concesso qualcosa, ma era normale perché quando produci gioco e gli altri hanno elementi lì avanti che in fase di transizione ti vanno dentro, devi dare sempre le letture ogni attimo e quindi è dura. Però i ragazzi la vittoria l'hanno voluta, ci hanno messo il cuore, la passione, quello che chiedo a loro. E quindi oggi ci teniamo stretti questi 3 punti e lavoriamo bene in settimana. Meglio la Vastese del secondo tempo, nella prima parte di gara c'è stato qualche problemino? Sì, siamo entrati in campo un po' contratti, però il gol è venuto su una bella giocata nostra. Poi abbiamo concesso con un'ingenuità il gol a loro su palla inattiva, il calcio d'angolo, e abbiamo continuato un po' frenati, ma ripeto, sono partite che ci stanno nell'arco di una stagione. E noi siamo stati capaci di portare a casa i 3 punti, che era la cosa più importante. Di Meo, fa rabbia perdere una partita al 90esimo, una gara equilibrata, come ha detto anche Colavitto, una vittoria sofferta e molto difficile per la Vastese? Ma è stata una partita dove noi non siamo venuti a fare la vittima predestinata, abbiamo fatto una grande partita e c'è stato solamente un grande errore del nostro portiere, l'abbiamo bagata a paro Crezzo, questo è il fatto. Un buon primo tempo, poi nella ripresa avete avuto delle occasioni, però negli ultimi minuti probabilmente avete un po' arretrato, forse anche per la pressione della formazione di casa. Purtroppo che noi non già abbiamo tanti cambi a disposizione, siamo una squadra ancora in cantiere, dobbiamo aggiustarla, quindi ci sono i problemi sono questi. Comunque con Di Meo in panchina si sta vedendo un'Agnonese diversa, al di là della sconfitta di oggi i tifosi sono fiduciosi per il futuro, lei pure? Ma oggi sinceramente sono molto arrabbiato perché perdere così mi fa rabbia, poi da martedì ne parliamo. Queste le immagini e le interviste di Vastese Olimpia Agnonese. Intanto avete visto il messaggio, Andrea, ci scrivono da Vasto, Renzetti uno di noi, a questo punto la tessera dell'Aragona ad honorem gli andrebbe a questo punto consegnata.
Per quest'anno ce l'ha comunque. Assolutamente. È stata consegnata la settimana scorsa. Assolutamente. Sì, sì, ce l'ha. Vittoria per la Vastese, io chiedo a Meco Monaco che partita ha visto dagli highlights, ma soprattutto che Vastese sta vedendo quest'anno, perché dicevamo, mentre andava in servizio la Vastese, quello che salta all'occhio è questa, il fatto che sia una squadra sempre molto frizzante, che riesca sempre a proporre un gioco molto divertente. Assolutamente sì, per me la Vastese è la squadra abruzzese che esprime in questo momento il miglior calcio, è una squadra che ribalta bene l'azione con grandissima velocità e precisione, i punti che ha li sta meritando sul campo, l'allenatore sta dimostrando di essere un buon allenatore, lo aveva dimostrato anche l'anno scorso e penso che l'esonero dell'anno scorso era ingiusto, quindi c'è grande organizzazione proprio sotto l'aspetto tecnico, la squadra è stata costruita bene da un direttore comunque capace che conosce bene questa categoria, i risultati stanno venendo, speriamo per loro che questi risultati possano continuare. Intanto vediamo, bellissima la discesa, perché questo è il gol, vabbè, di Leonetti, ma la discesa di Stivaletta è veramente bellissima. Sul gol della vittoria, di fatto, chiedo ad Alessandro Lucarelli, potete mandare, sì, un attimo lo mandiamo, il presunto fallo di mano dell'Agnonese. Io volevo vedere il secondo gol, quello che decide di fatto la partita, per chiedere a Lucarelli se siamo praticamente a tempo scaduto, oltre il novantesimo, per sapere se la punizione di Fiore, è chiaro che come al solito, come le calcia Nicola Fiore, le punizioni le calciano davvero in pochi, però se c'era qualche responsabilità da parte della retroguardia e se sì, di chi. Vediamo, siamo proprio nella parte finale del file, Maurizio, questo è l'episodio che vedremo dopo, lo vedremo dopo questo, il fallo di mano. Mi serve il secondo gol alla fine della partita. Ce la facciamo? Eccolo qua, eccolo qua. Ok, vediamo. Il portiere Faiella esce un po' nella terra di nessuno? Eh sì, ha fatto una valutazione sbagliata di traiettoria, una palla tesa verso la porta. La sua uscita libera praticamente la porta, basta una deviazione, porta senza nessuna difesa e la palla entra, anche se è un colpo dessangolato, però è chiaro che la posizione e la scelta del portiere qui sono sbagliate. Ecco, io lo rivedo in bassa frequenza, eccolo qua, insomma va un po', chiedo anche a Meco Monaco, insomma un'uscita così, per te che sei stato un portiere. Sicuramente il portiere commette un errore, però la linea difensiva non è disposta bene secondo il mio punto di vista, perché il giocatore prende posizione davanti, salta praticamente da solo senza nessuna opposizione. Quindi non solo del portiere, quello del portiere è più evidente, però anche la linea della difesa deve essere messa meglio. Adesso vediamo l'episodio da Moviola, perché poteva esserci un calcio di rigore per la Vastese. Lo rivediamo praticamente anche noi, quasi per la prima volta, calcio d'angolo, come al solito lo va a battere Fiore su Stivaletta sul primo palo. Adesso sì, in tantissimi usano l'anticipo sul primo palo. Vista così, io l'ho rivista una volta, potrebbe non voler non dirvi nulla, però ci dovrebbe essere un fallo di mano di Niang, se non erro, che dovrebbe avere la maglia numero 19. Lo rivediamo, Maurizio? Io mi ero spostato un attimo perché non vedevo. Lo rivediamo? Eccolo qua. Ok, allarga il braccio, vi chiedo, Lucarelli. Sì, penso che sia rigore, lui è scomposto, saltando proprio amplia completamente la superficie, poi si nasconde anche la mano dopo il fallo, ma è evidente che calcio di rigore questo. Guardalini poteva aiutare di più l'arbitro, secondo me. Per me non ci sono dubbi. È rigore netto, perché comunque è una palla che viene da lontano, è vero sì che rimbalza un pochettino davanti, ma il braccio è talmente largo e questo è il rigore.
Perfetto, lo rivediamo ancora una volta, però insomma non ci sono dubbi, anche per te Andrea non ci sono dubbi, insomma intervento abbastanza scomposto. Non ci sono dubbi, era rigore. Poteva essere calcio di rigore dunque prima per la Vastese, che dunque però vince comunque alla fine 2-1 contro l'Olimpia Agnonese. Adesso ci spostiamo a Pineto per il secondo derby di giornata. Lo vince il Pineto 2-0 sul Francavilla. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Vai biancazzurri, il derby del Mariani Pavone tra Pineto e Francavilla al termine di una partita combattuta ed equilibrata, ben giocata da entrambe le compagini. Iervese conferma in blocco la formazione che nel turno infrasettimanale ha pareggiato con l'Avezzano. Amaulo invece è costretto a rinunciare in extremis a Fiumara, così arretra Prezzotti a terzino sinistro ed inserisce Battista e Di Rocco con Bisegna alle spalle di Gragnoli. Il Francavilla approccia meglio la gara nei primi minuti e a squadra di Iervese tiene il baricentro molto basso ed è subito aggressiva sui portatori di palla del Pineto. All'11° sugli sviluppi del corner battuto da Miccichè, Youssef di testa spedisce alto. Al 14° invece è Zerbo ad anticipare la difesa biancazzurra, ma trova pronta la risposta di Mazzocchetti. La prima occasione per il Pineto al 24° sugli sviluppi del calcio dalla bandierina battuto da Bisegna. Pezzotti trova il filtrante che termina di poco al lato, mentre alla mezz'ora lo stesso esterno servito da Mariani fa partire un velenoso tiro cross, ma all'altezza del secondo palo non ci sono maglie azzurre pronte alla deviazione. Nella parte finale di primo tempo il Francavilla si fa nuovamente pericoloso al 41° con un calcio di punizione di Zerbo parato da Mazzocchetti e con l'ultimo acuto al 43° un'azione insistita che porta i francavillesi alla doppia conclusione, prima con Biccichè murato da Pepe e poi con Mancini che non trova la porta. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i giallorossi ospiti calano i ritmi rispetto alla prima frazione di gioco, la gara è comunque agonisticamente combattuta e scivola sul filo dell'equilibrio. Al 13° Amaulo opera un doppio cambio, Farias prende il posto di Gragnoli in avanti e Ciarcelluti rileva Di Rocco e proprio il neo entrato al 16° si rende autore di un grande affondo sulla destra che porta al vantaggio pinetese. Il cross al centro di Ciarcelluti viene appoggiato da Farias per Battista che scavalca Spacca e porta in vantaggio i suoi. La risposta del Francavilla non tarda ad arrivare e passa per i piedi del neoentrato Banegas che si gira e fa partire la conclusione al lato. Ancora Banegas al 26° scambia con Di Renzo, il tiro cross attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo. Passano 2 minuti e dalla parte opposta Farias raccoglie sulla sinistra, si gira bene ma la sfera termina alta. Al 35° il Pineto raddoppia su azione d'angolo di Pezzotti, Mariani stacca di testa per il 2-0 biancazzurro. I due corrono ad esultare sotto il settore dei propri sostenitori, ma proprio in quel frangente l'arbitro sente qualche parola di troppo da parte del numero 20 pinetese ed estrae il rosso diretto all'indirizzo di Pezzotti. Assenza pesante per Amaulo nelle prossime partite e Pineto costretto in 10 nel finale col Francavilla che tenta il tutto per tutto. Il forcing giallorosso però non produce gli effetti sperati. L'ultima occasione è ancora per Banegas in pieno recupero, ma Mazzocchetti non si fa sorprendere. Matura così la terza vittoria consecutiva per il Pineto, 3 punti d'oro ottenuti contro un Francavilla che vende cara la pelle in un derby bello e agonisticamente combattuto. Così la squadra di Amaulo scavalca proprio i giallorossi in classifica che restano invece a quota 16. Cosa non è andato? Forse perché non abbiamo fatto gol, perché perdere questa partita penso che sia un po' assurdo, perché abbiamo fatto sempre noi la partita, sicuramente loro sapevamo che davanti erano pericolosi, però ecco, abbiamo preso 2 gol che si potevano benissimo evitare, quando devo dire che la squadra ha fatto secondo me una buonissima partita, ha comandato il gioco, ha creato occasioni, non abbiamo concretizzato, però sinceramente non posso rimproverare nulla ai miei, perché ripeto, a parte quei 2 errori su calci piazzati, sul calcio d'angolo che è stato proprio una svista difensiva, ma non posso ancora immaginare di aver perso una partita del genere. Meglio sicuramente il Francavilla nel primo tempo, poi invece il Pineto è venuto fuori nella ripresa e forse nel secondo tempo ha meritato di più. Non sono d'accordo, purtroppo non sono d'accordo, perché il primo tempo
abbiamo fatto bene. Il secondo tempo abbiamo avuto soltanto quei 10 minuti, un attimino di alcune ripartenze del Pineto, che forse ci ha un po' sorpreso, ma poi la mia squadra ha continuato a giocare e a fare la partita. Abbiamo anche nel secondo tempo avuto diverse occasioni davanti alla porta e non siamo riusciti a fare gol. Però ripeto, sul piano del gioco non posso rimproverare nulla, sicuramente se vogliamo crescere queste partite non le puoi perdere mai e quindi sicuramente ci servirà da lezione per il futuro. Una vittoria che vale doppio se non triplo, è la terza partita in una settimana e portare via 9 punti è una cosa importante. Vorrei un attimo fare una parentesi, regalare la vittoria a mio figlio che oggi compie gli anni, quindi regalo migliore ci poteva stare. E la partita era difficile, sapevamo della forza del Francavilla e il campo ha dimostrato questo, quindi ci ha messo in difficoltà, è stata una partita che entrambe le squadre volevano vincere e noi siamo stati bravi a colpire al momento giusto e poi concretizzare nella seconda parte della gara, quindi sicuramente per l'occasione creata, perché abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo per chiudere precedentemente la gara, penso che è una vittoria che ci sta tutta. Mister Paolo, erano arrivate alcune critiche nei giorni scorsi, quella di oggi è una vittoria in cui lei, mister Paolo, ha letto molto molto bene questa partita, soprattutto nel secondo tempo poi. Sì, era una partita da interpretare bene tatticamente, dopo i minuti iniziali dove siamo partiti con un modulo abbiamo cambiato atteggiamento tattico e abbiamo trovato l'equilibrio giusto e siamo riusciti a guadagnare campo e essere aggressivi e ripartire. Così abbiamo fatto una seconda parte della gara, quindi bravi ragazzi che hanno interpretato bene la partita e dobbiamo soltanto continuare a lavorare e questi risultati ci devono dare un po' ancora convinzione e dei nostri mezzi, non abbassare mai la guardia e non guardare la classifica, perché come ho detto sempre in Serie D il campionato inizia da dicembre in poi e adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili fino a dicembre e poi si vedrà. Vittoria dunque per il Pineto contro il Francavilla, oggi Antonio Meco Monaco era al Mariani Pavone di Pineto, partita bellissima. Una partita secondo me non bellissima, una partita giocata alla pari, secondo me gli episodi sono stati a favore del Pineto, secondo me l'esperienza dell'allenatore del Pineto che ha fatto, insomma, ha fatto due cambi azzeccandoli, quindi hanno vinto la partita, però la partita poteva benissimo finire in parità, ripeto, gli episodi hanno condizionato il risultato. Ti vogliono tantissimo a Francavilla, ti continuano a scrivere da Francavilla, però non ti faccio rispondere su questo perché ovviamente sei parte in causa e ci mancherebbe altro, però ti faccio una domanda perché ci è arrivato un messaggio interessante, ci dicono che Francavilla potrebbe mostrare alcuni limiti di una squadra che oggettivamente è stata ripescata, è partita un po' tardi, la fase di preparazione di un campionato è indispensabile, soprattutto in un calcio anche in quarta serie comunque molto equilibrato, dove è difficile trovare squadre totalmente impreparate. Sì, questo può essere sicuramente un motivo perché il Francavilla non riesce magari ad esprimersi per i giocatori che ha. Io penso che il Francavilla a livello individuale è una squadra molto forte, però poi il calcio è fatto di squadra e in questo momento, guarda, io il Francavilla l'ho visto giocare diverse volte, ha alternato partite buone e partite meno buone, secondo me non è la condizione fisica che manca a questa squadra, secondo me loro, essendo una neopromossa, devono entrare in questo meccanismo, in questo campionato che dal di fuori può sembrare un campionato, perché io sento parlare, questo è un campionato scarso dove non ci sono grandissimi valori, però poi vincere le partite, vincerle una dietro l'altra, perché dal Francavilla questo ci si aspetta, dal Pineto questa ci si aspetta, non è semplice, ve lo dice uno che l'anno scorso a Matelica per due volte abbiamo fatto 6 vittorie consecutive e non bastavano, quindi
Sicuramente c'è da rivedere qualcosa perché, ripeto, la squadra a livello individuale è molto forte. L'allenatore ha iniziato con un sistema di gioco, in questo momento ha cambiato qualcosa anche per infortuni. Sicuramente lui ha il quadro della situazione in mano, saprà cosa fare, è un allenatore comunque giovane ma preparato. È normale che in questo momento ci si aspetta dal Francavilla magari la vittoria del campionato, in questo momento diciamo che non dico che è impossibile, ma quasi. Però poi nel calcio non si può mai sapere, perché basti che lì davanti si fermano un paio di volte, loro vincono due o tre partite di fila e ritorna tutto in gioco. Vediamo un po' la classifica ad adiuvandum al discorso di Antonio Meco Monaco. Mister, ti volevo far vedere il balzo che ha fatto il Pineto proprio per dare qualcosa in più al tuo discorso, cioè nel momento in cui una squadra comincia a prendere un certo tipo di abbrivio positivo, ecco che si ritrova inevitabilmente già non solo nella parte sinistra, ma metà della parte sinistra, quindi con sguardo in sopra. Assolutamente sì, il Pineto viene da tre vittorie consecutive, penso, questa settimana. Ma anche il Francavilla in precedenza aveva fatto qualche vittoria. Il problema è che lì davanti Vispesaro, Vastese, Matelica, soprattutto il Matelica, non perde un colpo. Se noi andiamo a vedere la classifica in questo momento, il Francavilla è 12 punti dietro il Matelica, il Pineto è 10 punti dietro il Matelica e siamo solamente alla undicesima giornata. Se qui si sbaglia, si fa un altro passo falso, penso che già così è difficile. Se si fa un altro passo falso, penso che il campionato riprenderlo sia molto difficile. Anche perché chiedo a mister Lucarelli, insomma, in alto corrono, Meco Monaco viene a Francavilla e facci divertire come vecchi tempi, in alto Matelica e Vispesaro corrono a tal punto che la Vastese, che sta facendo un campionato straordinario, insomma nelle ultime sette partite ha fatto solo un pareggio, tutte vittorie, e comunque non riesce a mangiare nulla né sulla Vispesaro né sul Matelica. C'è da dire che oggi soprattutto la Vispesaro con il Nero Stellati aveva un impegno delle tre, forse il meno complicato, non il più semplice, il meno complicato. Sicuramente Matelica e Vispesaro hanno degli organici però diversi, cioè loro fanno meno fatica a reggere questi ritmi e quindi andando al 60-70% riescono a vincere, mentre la Vastese ha bisogno di andare al 110%, e quindi è chiaro che può incappare in qualche periodo più negativo, mentre il Matelica ne può prendere una giornata storta, secondo me poi riprende subito il passo. La stessa cosa la Vispesaro, sono proprio due organici completamente diversi, due ambizioni diverse da parte delle due società, quindi due obiettivi diversi, e quindi poi pian piano i valori, ecco, siamo all'undicesima, 28 punti, sono tanti. Certo, sul Pineto l'hai mai visto? Che te ne sembra? No, ho visto mercoledì a Pescina, l'ho visto altre volte proprio a Pineto, un grande organico, grandi giocatori che pian piano vedi anche loro comunque i valori stanno venendo fuori. Sì, forse non esprime un grandissimo calcio, però è molto cinico, in questo momento almeno lo è, e i valori anche qui della rosa del Pineto sono importanti, insieme a Matelica, Vispesaro, che forse sono in assoluto le più importanti. Poi subito dopo c'è Pineto, c'è Avezzano, lo stesso Francavilla, che sono degli organici molto importanti. Ecco, basta vedere i giocatori, Pomante, Pepe, Bisegna, insomma dai, ce n'è di materiale a Pineto per poter far bene. A Meco Monaco volevo chiedere se si era segnato il nome di qualche giocatore interessante che gli è piaciuto particolarmente. Ma ce ne sono diversi in questo pomeriggio. Ciarcelluti è entrato. Ciarcelluti è molto bravo. È entrato molto bene. Il ragazzo di colore, adesso mi sfugge il nome, del Francavilla. Yusif. Ecco, questo penso che sia un giocatore interessante. Ce ne sono tanti. Io ad inizio campionato avevo pronosticato l'Aquila, Francavilla, Pineto. Comunque, questi per me dovevano recitare un ruolo da protagonisti. In questo momento si stanno riprendendo, sicuramente alla fine il Francavilla, il Pineto, l'Aquila arriveranno lì davanti, su questo non c'è dubbio, perché comunque hanno giocatori importanti. Sinceramente, ecco, a questo punto del campionato avere una distanza secondo me
di 12, 10, mi sembra una cosa insomma troppo elevata, ecco, dal di fuori. È normale che poi il Matelica sta correndo tanto, sta correndo la Vispesa, la Idem, ma anche il Campobasso e anche la Vastese stanno facendo bene. Questo è un campionato, secondo me, rispetto agli ultimi anni, è un campionato, secondo me, difficile. Ma è vero, prima di andare in pubblicità, ti chiedo, ma è vero che sei stato vicino ad andare proprio a Pineto qualche settimana fa dopo la sconfitta con il San Nicolò? Beh, è normale che allenare il Pineto, quale allenatore non vorrebbe andare a Pineto? Queste cose ovviamente non ti rispondo perché penso che non sia corretto, dico solo che io non ho avuto nessun contatto con il Pineto, per rispetto soprattutto dell'allenatore che conosco. Il Pineto penso che non sia mai andato alla ricerca di un allenatore, anche se l'allenatore all'inizio ha avuto delle difficoltà. Fa piacere quando un allenatore viene accostato ad una panchina, però ovviamente a me, io non ho avuto nessun contatto. Perfetto. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi la vittoria del San Nicolò al Tubaldi di Recanati, a tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone per questa sera, chiedo a Mecomonaco se ha notato l'espulsione di Pezzotti sul gol di Mariani, è arrivato poi un cartellino rosso nel momento dell'esultanza. Noi non abbiamo capito tantissimo, anche perché giustamente da quello che ho potuto capire io c'è stato un battibecco con qualche tifoso dietro la rete, lui forse, perché poi non ho sentito nulla io, forse ha detto qualcosa a questo tifoso, penso, non ne sono sicuro, però si sono girati verso questa persona, non so chi, e l'arbitro molto probabilmente ha sentito qualcosa e l'ha mandato via. Penso, questo è da lontano ho percepito questo, io però non ne sono sicuro. Certo. Va bene, andiamo adesso al Tubaldi di Recanati, posto che conosci molto bene, mister, per la vittoria del San Nicolò, che dunque torna a vincere proprio dal quel 24 settembre, quando vinse il derby 4-3 contro il San Nicolò. Oggi ci ha pensato Di Benedetto a regalare i tre punti alla squadra di Luca Campanile, il servizio e di Andrea Costantini. Vediamo. Fondamentale successo per il San Nicolò, che nello scontro salvezza del Tubaldi batte di misura la Recanatese, esce dalla crisi e aggancia proprio i rivali di giornata e l'Agnonese. Una gioia che mancava dallo scorso 23 settembre, 4-3 a Pineto, per un San Nicolò che arrivava all'impegno in terra leopardiana con un solo punto nelle ultime 5 partite, mentre la Recanatese aveva tratto giovamento dalla cura del neotecnico Alessandrini, 4 punti nelle ultime 2 gare. Senza Mozzoni e Pretare, il tecnico Campanile rimette dentro dal primo minuto Sassarini e Marra, recupera Gori tra i pali e schiera Massetti sulla sinistra. Nella Recanatese subito in campo il difensore Nodari, ex Fano, arrivato proprio in settimana. Le prime battute di gara mettono in evidenza la giornata di vena del San Nicolò. Al terzo, volata di Benedetto, conclusione dal limite smorzata proprio da Nodari, facile l'intervento di Marellino. L'estremo di casa è impegnato molto più severamente all'11esimo, sventola di Chiacchiarelli e respinta di pugno di Maraglino. Ancora San Nicolò al 21esimo con un'azione di ripartenza nella quale Ndiaye serve Sassarini, il cui sinistro dal limite finisce tra le braccia di Maraglino. Al 24esimo la punizione di Chiacchiarelli viene incornata da De Santis, tuttavia centralmente. La migliore palla gol per il San Nicolò giunge al 26esimo. Marra serve Maisto, che centra per la corrente Sassarini, sul cui tiro Maraglino non è perfetto ma viene salvato dal palo. Intorno alla mezz'ora si svegliano i padroni di casa e Giaccaglia a scaldare i guantoni di Gori. 36esimo, Recanatese che impatta il conto dei legni con Ndiaye e Petronio a terra. I leopardiani continuano l'azione, Monachesi serve Palumbo che coglie l'incrocio dei pali. Reti bianche così all'intervallo. Nella ripresa subito 2 cambi per i padroni di casa e uno per il San Nicolò. Recanatese vicina al vantaggio, uno dei neoentrati, Negro, coglie il palo al quinto. Sulla respinta si avventa Senigalliesi che calcia fuori. E allora a trovare il vantaggio, 2 minuti dopo, è il San Nicolò. Marra sfonda sulla destra e serve Sassarini. Maraglino si salva di nuovo con l'aiuto del palo, ma nulla può sul tap-in di Marco Di Benedetto.
scudetto. 0-1 e quarto gol in campionato per l'ex giocatore della Virtus Lanciano. L'area canatese risponde al 18esimo con il piazzato di Palumbo, intercettato da Gori. Lo stesso portiere del San Nicolò al 27esimo risponde alla botta di Seni Gagliesi. Sulla respinta si avventa De Luca, che viene fermato in offside. Al 33esimo Marra approfitta di un errore in disimpegno dell'area canatese, ma non è preciso. Nel finale i consueti tanti cambi, forcing confuso dell'area canatese, il San Nicolò non rischia mai grosso e può festeggiare i tre punti che ridanno forza anche alla posizione del tecnico campanile in vista di un altro scontro diretto, quello di domenica prossima contro il Monticelli. Questa è stata una partita equilibrata, dove secondo me il primo tempo abbiamo fatto meglio noi, abbiamo avuto delle situazioni, un palo e altre situazioni di ripartenza dove potevamo far meglio. Nel secondo tempo invece siamo entrati in campo con un piglio leggermente inferiore, proprio nel momento che stavamo subendo qualcosa è uscito fuori questo gol, e poi invece la squadra è stata eccezionale nel riuscire a portare a termine la partita senza rischiare quasi niente tranne un tiro da 20 metri di Negro che ha preso la traversa. Però io sono sinceramente soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché non era facile in un momento come il nostro venire con questo atteggiamento, giocarselo a viso aperto, e quindi sono contento soprattutto per i ragazzi, perché veramente, veramente se lo meritano. Sapevamo che avevamo delle difficoltà, però tutto sommato penso che non meritavamo nemmeno di perdere. Abbiamo colpito due traverse, uno all'incrocio interno, uno nel secondo tempo con Negro, e poi sulla ribattuta di Senigallesi uguale il palo. Insomma, se andiamo a guardare gli episodi, diciamo che non, questa sconfitta non la meritavamo, però siamo anche consapevoli che insomma, i problemi non si possono risolvere in poco tempo. Ma sai, quando è da poco che sei con dei ragazzi, andare a cambiare troppo gli crei solo della confusione. Abbiamo cercato di giocare quasi con quattro attaccanti, però abbiamo avuto delle situazioni, perché c'è stata una palla che potevamo andare in porta con Bradic, che Lupo gli ha toccato, però con la velocità della pioggia, diciamo qualcosina di più, ci voleva un po' più di lucidità. C'era anche qualche giocatore in mezzo al campo che stava dando tanto, però era meno lucido del solito, perciò... Vittoria dunque per il San Nicolò, complimenti alla formazione di Campanile che torna alla vittoria. Dovete fare un elogio ai giocatori dell'Aquila che stanno giocando senza società e senza stipendi, con le trasferte pagate dai tifosi, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse settimane sottolineando come spesso l'abbiamo chiesto anche a Battistini quanto questa cosa comunque crei uno stimolo ulteriore. Mister, viene a Pratola e aiutaci a salvarci. Poi tra pochissimo ne parliamo, perché siamo quasi in chiusura. Partita divertente però quella che abbiamo visto, chiedo a Lucarelli e sì, poi sì, anche a Megomona. No, è stata sicuramente una partita, come hanno detto i due allenatori, equilibrata. Ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte, tante azioni. La spuntata del San Nicolò, bene così, così è passato, diciamo, un periodo non proprio positivo, una boccata d'ossigeno importante per tutti, per l'ambiente, perché secondo me stavano raccogliendo anche meno di quello che avevano seminato. Secondo me i valori in quella squadra pure ci sono, sono tanti, sono importanti, ci sono dei giocatori che io conosco tanto. Ndiaye! Sì, Ndiaye è una storia particolare. È una storia particolare, la raccontiamo. Sì, lui 3 anni fa, noi eravamo alla ricerca di fuoriquota da Pezzano insieme al direttore sportivo De Angelis, e facevamo uno stage per ragazzi, lui faceva il Ramadan, quindi non mangiava, non beveva. Mi ricordo era un'estate caldissima e lui fece questo provino, bastarono 20 minuti, era un terzino, faceva la fascia tutta quanta, quindi copriva il campo bene. E era un 97, quindi 3 anni fa era come un 99, 2 anni fa come un 99, lo portammo subito da Pezzano, poi lui ha fatto una buona esperienza. Lui non aveva mai giocato a calcio, non conosceva neanche le regole del fuorigioco, mi ricordo, non parlava l'italiano, nulla, era proprio arrivato veramente. Come avete fatto? No, ma come abbiamo fatto con Bittaglie, che è la stessa cosa. Bittaglie arrivava a Pezzano, io stavo in eccellenza,
vincevano il campionato, ma non conosceva le regole del fuorigioco. Lui questa cosa se la ricorda sempre, che io gli devo insegnare come funzionavano le regole del fuorigioco. Quindi praticamente andava senza rendersi conto della linea. Diciamo un po', sì, non proprio così, ma ci andava vicino spesso. Beh, l'ha imparata bene però. No, Ndiaye invece l'anno scorso poi è stato con la Massese, ha fatto una stagione alla Massese, quindi ha fatto altra esperienza. Quest'anno l'ho visto molto più maturato, molto più concentrato su quelle situazioni che erano il suo punto debole. Io invece a Meco Monaco volevo chiedere due considerazioni, anzi tre considerazioni, su tre squadre che conosce bene. Sulla Recanatese, partiamo dalla Recanatese. È un momento un po' particolare, insomma, c'è stato il ripescaggio, il ritorno in Serie D, poi si pensava che stesse tornando, insomma, sui binari giusti. Poi mercoledì si è fatta raggiungere al 94esimo dal Castelfidardo, oggi questa sconfitta. Che ne pensi di questa squadra? Partiamo dal presupposto che la Recanatese è una società fortissima, però da qualche anno ha intrapreso una strada, secondo me, diversa dagli altri anni, volendo costruire magari una squadra molto giovane, affidandosi a un direttore sportivo che per il primo anno fa il direttore sportivo, affidandosi ad un allenatore che per il primo anno inizia la carriera da allenatore, tranne una parentesi l'anno scorso al Madre Pietra Daonia, penso una squadra vicino Foggia, penso, non so dove. E quindi sai, quando poi parte con tanti punti interrogativi è normale che puoi pagare qualcosa. In questo momento la società, secondo me, vuole invertire la rotta, ha preso un allenatore molto esperto e bravo. Sicuramente questa squadra a dicembre verrà, subirà una trasformazione. Assolutamente sì, perché questa società sicuramente non vorrà retrocedere, ecco, non può retrocedere, perché comunque è una società solidissima e sono sicuro che si tireranno fuori da questa situazione. E il Matelica invece? Quest'anno probabilmente possiamo dirlo a livello di nomi, perché poi spesso facciamo confusione, mischiamo il grande nome con il grande mercato, facciamo un'equazione che non, guarda, è vera assolutamente per nulla. Non che quest'anno il Matelica abbia risparmiato, assolutamente, però quest'anno è un rullo compressore, Matelica, non sbaglia mai. Il Matelica non risparmia mai, perché sono, da quando è in Serie D comunque fa sempre delle squadre molto buone e comunque ottiene dei risultati magari non esaltanti, però comunque sempre tra le prime posizioni. Detto questo, io posso parlare del Matelica perché l'anno scorso l'ho vissuto in prima persona. C'erano tanti problemi, è vero sì che a livello individuale era una squadra fortissima, ma ripeto, se si chiama squadra, l'individuale non c'è niente di individuale. Quindi quest'anno hanno scelto un direttore sportivo che l'anno scorso non c'era, hanno scelto giocatori secondo me che hanno ambizione ad arrivare, perché poi se andiamo a vedere hanno giocatori come Losicco, Gabbianelli, forse qualcuno non li conosce, ma questi sono giocatori che provengono dalla C, e giocatori, Gabbianelli peraltro fortissimo l'anno scorso, giocatori che facevano differenza anche C. Hanno fatto un mix di giocatori esperti ma non vecchissimi, giovani importanti. Il presidente si è tranquillizzato un pochettino, perché comunque era uno diciamo un po' troppo vulcanico, e secondo me dopo l'esperienza dell'anno scorso, secondo me hanno fatto tesoro degli errori commessi, e secondo me quest'anno è una candidata forte a vincere questo campionato. Però vorrei vedere questa squadra alle prime difficoltà come reagiscono, non come calciatori, come società, perché avendo questa tipologia di presidenti che sono dei tifosi, che non gestiscono bene magari le sconfitte e può accadere qualcosa. Purtroppo i presidenti ambiziosi sono tutti così, sono, e quindi ce ne dobbiamo fare una ragione. Noi allenatori dobbiamo cercare di gestire anche i nostri presidenti. Assolutamente. Domanda per entrambi, partendo da Meco Monaco, comincia ad essere un po' troppo tardi per il Nero Stellati? Perché il mercato si aprirà tra poco,
comincia a scarseggiare il tempo poi per provare una rimonta? Oddio, la classifica parla chiaro, però ci sono ancora tante partite, è vero sì che hanno avuto secondo me un calendario dove praticamente hanno incontrato tutte le squadre della parte sinistra, è normale che adesso secondo me deve iniziare a vincere qualche partita per poi vedere se a dicembre la società vuole fare qualcosa sul mercato. So che comunque stanno prendendo un attaccante, il presidente comunque è un presidente molto equilibrato, è un presidente che fa il passo secondo la gamba e quindi sicuramente ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata, anche se magari la salvezza dovesse passare tramite i play-out, va bene lo stesso, perché io penso che questo deve essere. A Lucarelli, che l'ha visto mercoledì nei Rostellati? Io mercoledì ho visto una partita comunque equilibrata nel primo tempo. È chiaro che il peso davanti è il problema principale dei Rostellati. Non lo so se è troppo tardi, ecco, come diceva pure il mister qui, dice, se vogliono puntare a salvarsi tramite i play-out, secondo me non è tardi. Se fanno questa scelta, fanno degli investimenti, comunque devono decidere di fare degli investimenti importanti per provarci tramite i play-out, secondo me i tre punti danno la possibilità di rientrare, però non devono sbagliare nulla. Vediamo il prossimo turno di Serie D, domenica prossima, che ci vedrà ancora una volta impegnati. L'Avezzano va a Campobasso, peraltro Andrea, oggi dimissioni di Luigi Pavarese a Campobasso. Sì, nonostante la vittoria, dimissioni di Pavarese, dimissioni anche del direttore generale, se non ricordo male, comunque una doppia dimissioni, ma quelle che contano sono quelle di Pavarese. Non so se sono una mossa, nel senso che poi queste dimissioni potranno rientrare e Pavarese avere ancora più forza, oppure se sono dimissioni effettivamente concrete, però è chiaro che dopo una vittoria ci si aspettava un dopopartita un po' meno bollente in casa Campobasso. E allora sarà una partita assolutamente da non perdere, quella del nuovo Romagnoli di Campobasso. Sì, perché poi di qua Pavarese si dimette, di là Paris, che insomma ha strigliato la sua squadra, in particolare il suo allenatore, quindi... Castelfidardo San Marino, la Vastese va a Fabriano contro il Fabriano Cerreto, Francavilla Matelica, e questa sarà un'altra bellissima partita. L'Aquila, dopo il pareggio odierno, riceverà in casa la Recanatese. Il Nero Stellati ospita la Jesina. Il Pineto va ad Agnone contro l'Olimpiagnonese, impegno interno per il San Nicolò contro la penultima in classifica, il Monticelli, quindi la possibilità di recuperare ancora più terreno. Il programma si chiude con San Giustese Vispesa, sarà la 12ª giornata. È tutto, noi abbiamo fatto anche tardi, io ringrazio davvero tanto e augurando ad entrambi non di rivederli qui in studio, perché ci fa sempre piacere, però magari come allenatori di qualche squadra. Alessandro Lucarelli e Antonio Mecomonaco, grazie. Grazie. Grazie ad entrambi per essere stati in nostra compagnia. Grazie ad Andrea Costantini in regia. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao grazie a Maurizio Daguin in regia. Grazie alla squadra dei tecnici, Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, Roberto Pulimanti, Claudio D'Angelo Antonio, i giornalisti Paolo Renzetti, Ania Cantagalli, Andrea Costantini ovviamente, Roberta Di Sante, tutti quelli che hanno lavorato anche oggi. È stata una settimana lunga in compagnia della Serie D, speriamo di avervela raccontata nel migliore dei modi. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima a 19:30 TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.